Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. I titoli. Rispondono presenti i milanesi all'appello delle autorità sanitarie per un Natale con pochi intimi. Le restrizioni vengono definite giuste e mature, i cittadini pronti ai sacrifici anche se non manca qualche polemica. Nulla cambierà di fatto per i ristoratori che attendono con speranza il passaggio in zona gialla che li farebbe tornare a lavorare almeno per il pranzo, ma rimane il caos normativo. Il coprifuoco previsto per San Silvestro non sembra preoccupare i rivenditori di botti illegali. La polizia scopre oltre 400 ordigni artigianali stipati in una cantina a Lorenteggio. Piccolo ma significativo aumento delle compravendite immobiliari a Milano nel terzo trimestre 2020, più 2% rispetto allo scorso anno, prima grande città d'Italia a segnare la ripresa. È partito il conto alla rovescia per l'accensione delle luminarie a Corbetta, gli addobbi per le vie del centro e il grande albero di Natale in piazza saranno accesi domani alle 17. Ma ieri sera quindi c'è l'ufficialità sulle regole in vigore per il periodo di Natale, non ci sono state particolari sorprese, tutto è rispettato quanto ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Facciamo quindi un riepilogo delle norme previste dal nuovo DPCM e sentiamo contemporaneamente le opinioni a caldo dei milanesi. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ieri il nuovo DPCM che entra in vigore oggi e varrà fino al 15 di gennaio e che introduce ulteriori limitazioni per le feste natalizie, misure in cui è prevalsa, nonostante il pressing delle regioni, la linea del rigore. Vediamo allora che cosa cambia. Fino al 21 di dicembre, sostanzialmente poco, varrà ancora il meccanismo dei diversi colori in base al rischio di contagio e, secondo Fontana, se i numeri continueranno ad essere quelli degli ultimi giorni, la Lombardia dovrebbe entrare in zona gialla dal prossimo 11 di dicembre, quindi nella fascia di minor rischio, dove anche bar e ristoranti potranno riaprire per pranzo. Nel periodo invece compreso tra il 21 dicembre e il 6 di gennaio scatta un'ulteriore stretta. Per gli spostamenti sarà infatti vietato muoversi tra regioni, qualsiasi sia il colore, se non per comprovate esigenze, quali necessità, lavoro o salute. È vietato anche lo spostamento nelle seconde case se si trovano in un'altra regione rispetto a quella di residenza. Adesso questo Natale secondo lei come si passerà? Quindi non ci si potrà spostare neanche tra comuni? Si passerà male, le persone avranno dei problemi. Ci era stato detto che il lockdown sarebbe stato fatto per preparare il Natale e in realtà non è stato così. E purtroppo se ne parla poco di questa cosa, ma il governo ha detto una cosa e non l'ha fatta. È molto probabilmente giusto, però diventa duro perché la gente è stanca e ha voglia di godersi almeno le feste, quindi probabilmente un po' di intelligenza in più non sarebbe guastata. Ulteriori vincoli sono previsti per le giornate del 25, del 26 e del 1 di gennaio, dove sarà vietato spostarsi anche fuori dal proprio comune di residenza, vietando così di andare a trovare i propri parenti per le feste se in un altro comune. Decisione questa che ha fatto infuriare le regioni, soprattutto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ieri in conferenza stampa ha espresso la speranza che si possa trovare un momento per consentire al Parlamento di modificare il decreto legge ed eliminare il divieto di spostamento tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. La cosa che non capisco sono gli spostamenti tra comuni, cioè nel senso chi vive a Milano o in una grande città non ha nessun problema, chi invece vive in un paese piccolino, cioè secondo me è senza senso, potevano fare un raggio chilometrico. Infatti rischieranno alcune persone di passare Natale da sole? Sicuramente. Sì, non ammucchiarsi nei veglioni, nei ristoranti, nei negozi, nelle metropolitane, questo sono d'accordo, ma andare a trovare una persona in macchina, due persone o tre, una famiglia con i figli, penso più giusto di così. È assurdo perché ormai in Italia tantissima gente è residente o comunque abita in posti dove magari non ha gli affetti e restare vincolati lontano anche a Natale è troppo duro. Nel nuovo decreto viene inoltre confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino anche nei giorni festivi, con un inasprimento per la giornata dell'ultimo dell'anno, dove il divieto di uscire dalla propria abitazione scatterà alle 22 del 31 e finirà alle 7 di mattina del 1 di gennaio. Ma potrebbe essere giusto come potrebbe, ma se serve per questo Covid,
si può anche farlo per una volta. Per quanto riguarda bar e ristoranti, pub e gelaterie in fascia gialla potranno rimanere aperti dalle 5 alle 18, ora dopo la quale sarà consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limite di orario e il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di 4 persone. I ristoranti potranno anche rimanere aperti a pranzo nelle giornate del 25-26 dicembre e dell'1 e del 6 di gennaio. Negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita la ristorazione senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti, tranne che per la sera dell'ultimo dell'anno, quando la consumazione sarà consentita soltanto in camera. La messa di Natale sarà anticipata alle 20 anziché a mezzanotte e infine gli impianti sciistici rimarranno chiusi fino al 7 di gennaio, i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21 e gli studenti delle superiori torneranno a scuola solo dal 7 di gennaio. Cambia poco o nulla per il settore della ristorazione. Gli operatori speravano di avere qualche permissione in più dal nuovo DPCM. In realtà, di fatto, rimangono le regole che vanno per la divisione in zone del territorio nazionale, quindi qualche cosa potrà cambiare solo se la Lombardia entrerà nella zona gialla. Vediamo il servizio. Il premier Giuseppe Conte ha parlato dettando le regole del Natale 2020, il primo e speriamo unico dell'era Covid. Ad essere il più colpito infatti è il settore della ristorazione, perché nelle zone arancioni, nella quale la Lombardia attualmente si trova, i ristoranti e i bar restano chiusi, con la sola possibilità del servizio d'asporto e delivery fino alle 22. Nelle sole zone gialle, i ristoratori potranno aprire al pubblico per il pranzo di Natale, Santo Stefano e del 1 gennaio 2021. Ma solo fino alle 18. Come vedi queste nuove misure del governo? Ridicole, a parte che noi siamo penalizzati essendo in arancione, almeno fino all'11-12 di dicembre non si può neanche aprire fino alle 18, quindi rimane solo l'asporto. E poi non ha senso aprire a mezzogiorno a Natale col distanziamento, specialmente per i locali piccoli, è inutile aprire anche perché è un giorno festivo, quindi essendo festivo devi pagare anche di più i tuoi dipendenti, quindi sentendo i miei colleghi quasi nessuno rimarrà aperto, e fare l'ultimo dell'anno a mezzogiorno a pranzo è una roba che secondo me non ci andrà nessuno. Che senso ha festeggiare a mezzogiorno l'ultimo dell'anno? Secondo me è una scusa di aprirci in quel periodo per poi non dare i ristori, e questo sarebbe gravissimo, perché i ristori devono darli lo stesso, perché se apri un giorno che senso ha? Nessuno. Io ho sempre fatto questa battaglia, ho sempre scritto questa cosa: se apri fallisci, perché sapevo già, avevo già delle previsioni mie in testa, che aprire in questo momento ti costa di più che rimanere chiuso. Io la vedo malissimo, perché secondo me più del 50% dei locali chiuderanno, la ristorazione è completamente finita e ora che si riprenderà secondo me ci vorrà un anno e mezzo, due, per riprendere al 100%. Però si inizierà a lavorare qualcosina a marzo. In ogni caso le città cercano di tenere alto lo spirito del Natale per vivere comunque un momento particolare dell'anno. Ci sono le luminarie ormai ovunque e a Corbetta è partito il conto alla rovescia, perché tutto verrà acceso nel tardo pomeriggio di domani. Niente feste in piazza e niente attività per le famiglie. Anche a Corbetta quest'anno sarà un Natale sobrio all'insegna delle restrizioni previste dal governo. Ma sobrio non significa necessariamente triste, e per questo motivo il comune ha già installato da tempo le luminarie e gli addobbi per le vie della città. Sabato pomeriggio alle 17 le luci verranno accese, così come verrà acceso l'albero di Natale allestito in piazza. Un intervento dal costo significativo che l'amministrazione ha voluto però realizzare con risorse trovate nel bilancio comunale, per non pesare ulteriormente sui commercianti già colpiti dalle chiusure delle scorse settimane. Sì, purtroppo sarà un Natale particolare, come è particolare la nostra vita ormai da febbraio ad oggi, e come lo sarà ancora per un po' di tempo, perché la priorità è fermare il contagio di questa epidemia sanitaria. Tutti gli eventi che avevamo pensato per il nostro Natale a Corbetta, un Natale che facciamo sempre in piazza con tante persone, tanti eventi per bambini, famiglie, anziani, quest'anno purtroppo non ci potranno essere.
Vogliamo però dare sempre un segnale del Natale, perché è importante avere l'animo, avere il pensiero del Natale nei nostri cuori. E allora abbiamo pensato a fare le luminarie, noi come amministrazione comunale, per tutti i commercianti, per non fargli spendere alcun denaro in questo momento difficile. Faremo un albero luminoso molto molto bello in Piazza del Popolo e ci sarà un albero dedicato alle scuole elementari da far addobbare ai bambini. Vediamo i dati di oggi sull'andamento dei contagi. In Regione Lombardia il rapporto fra tamponi effettuati e positivi riscontrati è sempre attorno al 10%. Ieri era di poco sotto, oggi di poco sopra, il 10,7%. Vedete 4.533 positivi su 42.276 tamponi. Continua a pesare su questo numero il dato dell'area metropolitana di Milano. Vedete, sono oltre 1.400 le diagnosi di Covid di oggi, di cui 580 a Milano città. Ormai è stabile e molto solido il dato sull'abbassamento del totale dei ricoverati, quindi da questo arrivano buone notizie, vedete meno 233 nei reparti ordinari addirittura e meno 14 in terapia intensiva. Continua a essere alto il numero dei decessi, non è il picco di ieri, ma comunque 147 morti per coronavirus si sono contate nelle ultime 24 ore in Lombardia. E naturalmente sta partendo la corsa al vaccino, ci si deve attrezzare per tutti gli aspetti logistici. Come sappiamo, sarà molto importante garantire la cosiddetta catena del freddo. Primo step già compiuto, individuare il target. Secondo, in fase di definizione, curare tutti gli aspetti logistici. Regione Lombardia ha iniziato a muovere i primi passi in vista dell'arrivo del vaccino anticoronavirus, con l'obiettivo di farsi trovare pronta per l'avvio della campagna vaccinazione, che comunque non dovrebbe partire prima del nuovo anno, per poi entrare nella fase di massa verso febbraio. A fare il punto della situazione con un post pubblicato sui propri profili social è stato l'assessore al welfare Giulio Gallera. La macchina organizzativa per la somministrazione dei vaccini anti-Covid è in movimento e ha prodotto i primi indispensabili interventi, ha annunciato l'esponente del Pirellone. Gallera ha confermato che la popolazione target in questa prima fase è stimata in circa 260.000 persone, operatori sanitari, ospiti e personale dell'RSA, che saranno quindi i primi a ricevere i vaccini. Individuata la fascia di popolazione da coprire per prima, il secondo scalino è di tipo logistico. Dopo una serie di riunioni operative insieme al direttore generale a welfare Marco Trivelli, abbiamo nominato un responsabile tecnico e individuato i 66 luoghi per lo stoccaggio dei vaccini, ha proseguito l'assessore. Il 25 novembre è stata avviata la gara per la fornitura di freezer speciali, capaci di raggiungere i 75 gradi sotto lo zero per la conservazione dei prodotti, ha rimarcato. Stando a quanto risulta dal bando, la fornitura riguarderà 90 frigo, ai quali vanno aggiunti furgoni con frigoriferi per le vaccinazioni nell'RSA e sul territorio. Stiamo già ipotizzando le misure per i mesi successivi, quando arriveranno da parte del commissario ulteriori dosi vaccinali che, ha concluso Gallera, saranno somministrate a partire dalle fasce più fragili della popolazione. Sappiamo che anche a San Silvestro ci sarà il coprifuoco, quindi nessun veglione, nessuna festa, affari ridotti anche per chi vende i botti illegali e neanche per sogno. Guardate che cosa è stato scoperto al Lorenteggio. Non solo droga, ma anche materiale pirotecnico come petardi, cipolle, bombe da mortaio sferiche e razzi è ciò che la Polizia di Stato ha trovato in un seminterrato di un cittadino italiano di 19 anni, arrestato per spaccio di droga e indagato in stato di libertà per fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti. È così che intorno alle 21 di mercoledì 2 dicembre gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, a seguito di un'attività investigativa in via degli Ontani, individuano le cantine di uno stabile dove presumibilmente si svolgeva un'attività di spaccio. I poliziotti, entrati all'interno della cantina del palazzo, trovano un ragazzo di 19 anni in possesso di 7 dosi di hashish per un totale di 8 grammi, 6 involucri di cocaina per un peso di 7,5 grammi, sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione e 100 euro in contanti. Sempre nello stesso seminterrato, oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno
hanno trovato 431 ordigni pirotecnici contenenti un totale di 35 kg di polvere nera ed un elenco scritto a mano con i quantitativi ed i prezzi di ogni singolo tipo di esplosivo, il che dimostra il possesso finalizzato alla vendita in vista del Capodanno. Tra i vari articoli esplosivi sono stati sequestrati 31 ordigni artigianali di tipo micidiale, nel gergo cipolle, e 189 cipollotti, oltre a bombe da mortaio sferiche, petardi e razzi. Il materiale esplosivo sequestrato è stato catalogato dagli artificieri della Polizia di Stato in attesa della distruzione. Andiamo a cercare qualche notizia positiva in questo 2020. Una è che sono calate le rapine in banca. Secondo gli esperti non è solo merito del lockdown, che naturalmente ha diradato le presenze e le aperture degli istituti di credito, ma anche di alcune misure di prevenzione che sono state adottate negli ultimi anni. Complice il lockdown, ma soprattutto le misure di prevenzione, nei primi 9 mesi del 2020 diminuiscono le rapine nelle banche lombarde. A dirlo l'ABI, l'Associazione degli Istituti di Credito, che nell'ultimo rapporto Banche e Sicurezza 2020 dell'Osservatorio Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria ha registrato un calo delle rapine negli istituti di credito della Lombardia del 69,4%, 11 colpi messi in atto nei primi mesi del 2020 rispetto ai 36 dello stesso periodo dell'anno scorso, un calo anche più alto della media nazionale che si aggira intorno al 56,4%, con 92 colpi compiuti allo sportello rispetto ai 211 dei primi 9 mesi del 2019, e a calare anche l'indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli, che è passato dall'1,1 allo 0,5 a livello nazionale e dall'1,1 allo 0,3 in Lombardia. Ma se si guarda ancora più indietro, il calo è ancora più sorprendente. In Italia, tra il 2007 e il 2019, infatti, le rapine allo sportello sono diminuite del 92%, passando dalle 3.364 del 2007 alle 272 del 2019. In tema di sicurezza, ha detto il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, si stanno ottenendo risultati molto importanti dopo ingenti e continui investimenti delle banche anche in sicurezza e con la sempre più stretta collaborazione e il continuo scambio di dati e informazioni tra banche, istituzioni e forze dell'ordine. La pandemia in atto, ha anche evidenziato il direttore centrale della Polizia Criminale Rizzi, ha imposto un cambio di passo. Le forze di polizia hanno saputo cogliere senza riserve questa nuova sfida, individuando le nuove tendenze e i modelli criminali emergenti. Per quanto riguarda i numeri della Lombardia, i ben 8 provincia Monza, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio e Pavia, non si è registrato nessun colpo in banca, mentre l'anno scorso queste erano soltanto 3, Sondrio, Cremona e Lecco. Milano invece segna il record in negativo, da sola infatti vale più della metà dei colpi di tutta la Lombardia tra gennaio e settembre, 7 sugli 11 totali, rispetto però ai 18 sui 36 totali dello stesso periodo del 2019. Tra questi, il colpo più riuscito dell'anno è quello del 3 novembre scorso alla banca Credit Agricole in piazza d'Ascoli, dove i malviventi sono riusciti ad entrare nell'istituto di credito passando per le fognature, per poi prendere in ostaggio i dipendenti, svuotare le cassette di sicurezza e fuggire indisturbati da dove erano venuti, facendo perdere le proprie tracce. Le buone notizie arrivano dal mercato immobiliare, che a Milano, nonostante tutto, è ancora in crescita. L'arrivo della pandemia ha scosso anche il mercato immobiliare di Milano, che tuttavia ha visto una buona tenuta in tutte le aree, ad eccezione di quelle interessate dai flussi turistici e dall'acquisto di casa ad uso investimento a destinazione turistica. Nella prima parte del 2020 rispetto al secondo semestre del 2019, i valori immobiliari di Milano hanno messo a segno un aumento del più 2%, che fanno della città meneghina la metropoli che ha avuto la performance migliore tra le grandi città. La Lombardia ha visto comportamenti diversi tra le varie città. Abbiamo visto comunque un calo dei prezzi, ad eccezione di Milano. Milano è stata la città che invece nel primo semestre del 2020 ha visto un incremento del 2% dei valori immobiliari. Siamo lontani dalla crescita dei semestri scorsi, ma comunque un trend che rimane positivo.
C'è da dire che già da settembre però abbiamo notato una ripresina degli investitori, quindi anche questo adesso va monitorato con quello che succederà, che sta succedendo adesso, che succederà poi nei prossimi mesi. Quindi diciamo che l'impatto si è avuto più che altro nella prima parte, quindi con il lockdown primaverili, quindi con col primo arrivo del Covid. L'Interland di Milano infatti ha segnalato una leggera ripresa dei prezzi in questo semestre, quindi si conferma comunque, tra l'altro anche questo c'era già stato negli anni scorsi, però era dovuto soprattutto a una questione di prezzi, cioè le case costano di meno, mi sposto nell'Interland di Milano. C'è sempre questo elemento, adesso ancora di più perché se desidero uno spazio più grande o comunque un terrazzo o un balcone, che è già più difficile proprio da trovare a Milano, nell'Interland ho qualche possibilità in più, ma penso anche alle soluzioni indipendenti. Noi abbiamo registrato un aumento di richieste di soluzioni indipendenti. A Milano è più difficile trovare, se si trovano hanno anche prezzi non accessibili a tutti, allora l'Interland diventa la scelta obbligata. Milano resta sicuramente ancora la piazza più attrattiva, come abbiamo già detto più volte, al di là di quello che sta succedendo, vedremo cosa succederà nel 2021. A Milano continuano ad andare avanti i lavori, si continua a riqualificare, la metropolitana continuano, per cui in tutto questo il quadro è positivo, quindi adesso bisogna semplicemente vedere come cosa succederà, ma tutte i fondamentali sono positivi. L'unica incognita, l'unico punto interrogativo che resta riguarda l'aspetto occupazionale, gli impatti che ci saranno soprattutto a livello lavorativo, che incide poi sulla capacità di acquisto, sulla capacità di accesso al credito, e per il momento ancora non si sono visti del tutto gli effetti da questo punto di vista. Sarà più evidente nella prima parte del 2021, forse anche nella seconda parte del 2021. Ci spostiamo a Bareggio, dove ci sono polemiche dopo la decisione dell'amministrazione comunale di affidare ai privati la gestione del cimitero. A Bareggio è polemica sulla privatizzazione del cimitero, decisa dall'amministrazione comunale. Il Partito Democratico e le liste civiche Bareggio 2013 e Io Amo Bareggio puntano il dito su una scelta giudicata azzardata. La gestione degli spazi verrà infatti ceduta ad un privato fino al 2035. L'impresa che si aggiudicherà il bando dovrà occuparsi dell'apertura e della chiusura, negli orari stabiliti dal comune, della custodia, delle pulizie, ma anche della manutenzione ordinaria e straordinaria e della costruzione e conseguente vendita di nuovi loculi, ossari, tombe e cappelle. Al nuovo gestore del cimitero verrà trasferito tutto l'archivio comunale delle concessioni e verrà riconosciuto un pagamento di oltre 550.000 euro per l'intera durata del contratto, soldi che si vanno ad aggiungere a quelli che verranno incassati per le operazioni cimiteriali. Per le opposizioni il problema è che diverse tariffe rischiano di aumentare nei prossimi anni, con costi ovviamente maggiori per i cittadini. Per il Partito Democratico il Comune dovrebbe continuare a gestire il servizio utilizzando i 5 milioni di euro dell'avanzo economico di cui dispone e non svendere il cimitero ai privati. Anche i rappresentanti delle liste civiche Bareggio 2013 e Io Amo Bareggio sono dello stesso avviso. Si tratta di un argomento delicato, spiegano i consiglieri, e i cittadini tengono molto alla buona gestione del servizio. Oltre a ciò, le opposizioni chiedono quali saranno i vantaggi per la comunità e come si controllerà l'operato dell'impresa che gestirà il cimitero. Del tema nelle prossime settimane si tornerà probabilmente a discutere anche in consiglio comunale. L'autunno appena concluso a Milano è stato più caldo e meno piovoso della norma. Secondo le rilevazioni della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, la temperatura media della stagione compresa tra il 1 settembre e il 30 novembre è stata di 15,6 gradi, quindi 1,3 in più rispetto al valore tipico del trentennio di riferimento. Un dato, viene sottolineato, che conferma non solo la tendenza dell'ultimo decennio, durante il quale i trimestri autunnali sono sempre risultati più caldi del normale, ma anche quella dell'anno scorso. Pensate, tutte le stagioni meteorologiche del 2020 hanno chiuso con una temperatura media superiore a quella di riferimento. Questa era l'ultima notizia per l'edizione Milano. Tra poco ci ritroveremo con l'edizione Pavia.